il livello per tutta la partita. Voi l'avete tenuto per un po', ci avete riprovato, però forse su queste cose dovete lavorare, però complimenti perché siete, cioè da parte nostra, una squadra, da chi va visto, una grandissima squadra. I due set sono stati meravigliosi da parte vostra. Vi ringraziamo, però come hai detto tu, la differenza diciamo tra la grande squadra e quella meno grande è la continuità al servizio, ricezione, tutto il resto. Ci stiamo lavorando per cercare di tenerla sempre il più alta possibile. Oggi abbiamo trovato una Perugia comunque che sta uscendo dalla fase difficoltosa, a cui facciamo i complimenti. Leon è andato più volte alla linea dei 9 metri, ha fatto malissimo, peccato perché potevamo fare qualcosa di meglio, ma va bene così. Trazione francese, sta funzionando benissimo, tu in regia stai facendo cose fantastiche, è una squadra la vostra di prospettiva, permettimi di dirlo, no? Sì, siamo contenti ragazzi, ognuno si sta esprimendo al meglio. E si è creata una buona amalgama, ma dobbiamo riuscire comunque a smussare quelle parti ogni volta. Nei momenti di difficoltà dobbiamo essere bravi ognuno a tirare il massimo da se stesso. L'ultima domanda per Andrea. Sono d'accordo con quello che dicevi, che la continuità è mancata tutta nel terzo set, difesa e contrattacco, e forse qualche primo tempo in più con Enrico Cester. Non so ora quanti ne ho giocati con Enrico, pensavo abbastanza, però mi vado a rivedere se mi dici che ne manca qualcuno. Oh, nel terzo set, se qualche primo tempo in più, che la lotta tra Ceneniez e Solé era spettacolare. Bellissimo. Il terzo diciamo è stato molto spezzato dalle battute, ci sono stati momenti che non ho palleggiato per 5-10 minuti. Sì, è vero. Però va bene, sì, io sono contento del lavoro che stanno facendo Enrico e Babà e Ceneniez. Al centro e basta. Bravi, continuate così, ciao, arriva bravi. Una sconfitta, però insomma, Bibo c'è, dai, diciamo, mettiamolo così. Bibo, ciao, ciao, grazie ciao. Davide. Draga, allora, io... Ciao, Draga. Ciao. Allora, complimenti, perché io adesso non voglio tornare indietro alla sconfitta di Monza, tu non c'eri, ma insomma, non c'era Perugia perché d'altronde è difficile, no? Però siete, tu con un grande sacrificio sei entrato a Milano, devo dirvi bravi, perché soprattutto perché... Questa secondo me, da quello che diciamo, è stata una delle partite più belle che abbiamo commentato, per il ritmo, per il livello, e Vibo è una grande squadra. Sì. Voi avete mantenuto il ritmo per tutta la partita, perciò siete riusciti anche ad alzare sì. il livello, questa è la cosa che sì. fa impressione. È anche una sorpresa dopo certo. una sosta così tanto lunga, dopo non esserci mai allenati tutti insieme da più di un mese, quindi in questo siamo stati molto bravi, e abbiamo cercato di accettare i piccoli errori tecnici, a volte grandi, tattici, che ci hanno portato insomma una partita con un avversario così intenso, perché giocano veramente bene, sbagliano poco, appoggiano sul muro quando la palla non è buona, riescono sempre a ritrovarsi la situazione per avere quattro attaccanti. E noi siamo stati molto bravi un'altra volta, lo siamo stati bravi due o tre giorni fa a Milano, oggi tantissimo, comunque in un palazzetto difficile, anche se non c'è il pubblico. E niente, sono contento che tu mi dici che sia stata una bella partita, perché insomma fare spettacolo da fuori è sempre importante in un momento così. E oggi siamo stati forse un po' più fortunati, un po' più bravi di loro, e bene, portiamo a casa questi tre punti d'oro. Siete stati anche secondo me un po' più cattivi sportivamente sì. parlando, soprattutto dal terzo sì. set in poi, avete capito che dovevate chiudere sì. la partita, sennò diventava veramente rischioso. Sì, credo che quella deve essere una caratteristica nostra, e lo è secondo me, e in particolar modo in una situazione in cui magari non siamo eccellenti dal punto di vista tecnico. La fame di vincere è una cosa che non si allena, e si deve capire quando è il momento di accenderla. Ovviamente ci dovrebbe essere sempre, ma non è facile avere l'energia per tutta la partita. Credo che abbiamo capito il momento e abbiamo messo quella fame che dicevi tu. Perugia che ha tante soluzioni, veramente tu hai tante possibilità di gestire la tua regia, perché hai dei giocatori complotisti, che è cresciuto in una maniera sì. pazzesca. La guerra, la brutta parola, la battaglia neanche questa è molto bella, però Civitanova e voi siete le squadre che stanno sopra, però c'è un gruppo di squadre dietro che insomma sono da prendere, no? Con sì, le molle, sì, no? Sì, io credo che forse l'inizio del campionato non ha dato il giusto valore ai vari Piacenza, Latina, Modena, Trento in primis, e credo che verranno fuori alla distanza. Ci sono veramente Vibo, e per me non è una sorpresa che gioca così bene, perché conosco bene il loro allenatore sì. e ci sono dei grandi giocatori che sanno secondo me proprio giocare come a lui piace. E quindi io credo che tante altre squadre, forse partite un po' male, arriveranno in forma fra un po' di tempo. Noi forse siamo stati un po' più bravi a partire meglio prima, ma
campionato è lungo, ci sono tante squadre forti e sicuramente ci sarà da far fatica. Andrea, siamo in chiusura, fai una battuta velocissima a Dragan. Mi è piaciuto Drago la gestione di tutta la rete, avete iniziato anche con delle pipe spostate, la pipe di Protinsky dietro, un'opera veramente meravigliosa per gestire al meglio le sue traiettorie che ti hanno poi dato la possibilità anche di avere un'opportunità in più con Wilfredo Leon. Sì, allora diciamo che la pipe dietro funziona, ma funzionerà meglio quando avremo Bata in piena forma e insomma i nostri avversari tendono a stare molto stretti quando, con l'aiuto del primo tempo quando abbiamo l'opposto in seconda linea, sia con Terors che con Atanasievic, però Bata sta tornando, lo sento sempre meglio ogni giorno, anche lui si sente sempre più confidente, quando riusciremo ad aprire la rete anche con l'attacco a due, la pipe dietro sarà ancora più efficace, però è giusto che ci lavoriamo anche quando siamo belli marcati.